per parlare con la triade commissariale di Augusta, visto che abbiamo una democrazia sospesa, come ha detto tempo fa il procuratore antimafia a Catania, in una conferenza pubblica che venne organizzata proprio dalla triade commissariale, bisogna rivolgersi a loro signori commissari con una domandina scritta, bisogna scrivere l'oggetto, indicare l'oggetto, e poi avere udienza da uno di loro, se è possibile, chissà quando, vedremo se sarà possibile avere un'udienza anche per altre ragioni. Però lo stavo dicendo questo perché a volte ci sono persone che mandano all'ufficio protocollo anche per posta certificata una richiesta di udienza, oppure protocollano materialmente la richiesta all'ufficio protocollo in Piazza d'Astorga, ma non vengono chiamati, chissà perché, forse perché i commissari sono troppo impegnati tutti e tre a redigere un bilancio che in effetti ormai sappiamo qual è. Sappiamo che abbiamo un deficit di 60 milioni di euro, cioè Augusta ha questo debito stratosferico. Tante volte l'abbiamo detto e su questo vogliamo ancora ritornare quando sarà possibile. Oggi vogliamo parlare invece di randagismo. Abbiamo citato la triade commissariale perché appunto qualcuno aveva mandato una lettera per posta certificata per avere notizie e però ancora non ha avuto risposta per avere l'udienza. L'udienza, attenzione, il problema del randagismo ad Augusta è un problema annoso, un problema anche che può dare fastidio a molte persone che non amano i cani, attenzione, ci sono i cani che sono abbandonati, i cani quindi la fanno da padroni in certe situazioni, quando rovesciano i sacchi della spazzatura perché hanno fame, però sono le persone che si prendono cura dei cani. Abbiamo la signora Ricciardello che ha messo su anni fa una istituzione per i randagi. Abbiamo intervistato tempo fa e lei ci spiegò il perché di questo suo attaccamento a questi cani che vengono abbandonati. Lei ha messo su appunto un'istituzione, diciamo così, per i randagi, e lei da sola pensa a questo. Perché lo diciamo adesso questo? Perché proprio una persona che meritava di essere coinvolta proprio dalla triade commissariale di Augusta, quando c'è stata una riunione, diciamo ad alto livello, con il responsabile dell'ASL, o meglio dell'ASP, oggi si dice, Otto di Siracusa, riguardo a questo fenomeno del randagismo. Come mai proprio una persona così sensibile, così attenta, che si occupa proprio per una sua scelta specifica e con competenza, qual era la signora Ricciardello, non è stata invitata? Bisogna per forza avere una figura, una livrea istituzionale, bisogna avere un distintivo per fare questo, o invece bisogna essere persone che sono in questo campo esperte, e non soltanto esperte ma sensibili riguardo al problema? Ecco, vediamo se in seguito a questo nostro intervento i signori commissari vorranno ricevere la signora Ricciardello o vorranno rispondere a chi ha posto quel problema mandando la lettera per posta certificata. Aggiungiamo, per informazione di tutti i cittadini interessati al problema del randagismo, sono sensibili ai diritti dei cani, degli animali in genere, che mercoledì 16 alle ore 21 nel Barborana, un evento organizzato via Facebook proprio per parlare di questo argomento e evitare che le associazioni, non soltanto quella della signora Ricciardello, ma in genere tutte le associazioni che si preoccupano di questa problematica, anche i cittadini singoli, possono essere messi da parte. Invece, appunto, si vuole fare il punto di questa situazione e dopo poi proporre ai commissari governativi che reggono il Comune di Augusta alternative, opzioni diverse.